come vi è venuta l'idea di questo progetto e di cosa si tratta? L'idea dell'app è nata all'interno dell'equipe comunicazione di Azione Cattolica, dove abbiamo pensato di comunicare in maniera diversa l'annuncio del Vangelo e la missione della Chiesa, appunto attraverso questa idea innovativa dell'app. Come funziona l'app? Di cosa si tratta? L'app è molto semplice, viaggia sia su tablet che su telefono. Attualmente ora l'app è solo per Android, a giorni verrà sviluppata anche per iOS, quindi per Windows Phone e quindi su App Store. L'app praticamente ha una nuova immagine iniziale con la frase di Piergiorgio Frassati e ogni giorno fino a Pasqua. C'è una preghiera. Quanto è importante la tecnologia nella catechesi ai giovani che hanno chiaramente un impatto in prima persona con la tecnologia, il computer e gli smartphone? Sì, beh, noi seguiamo un po' quello che è stato il messaggio di Papa Francesco, che da quando è diventato Papa ci ha chiesto di uscire come Chiesa. E lui proprio nel messaggio per le comunicazioni sociali dice che la Chiesa deve aprire le proprie porte, quindi anche aprire all'ambiente digitale. E questo forse, ecco, è una bella iniziativa per portare il Vangelo un po' a tutti, attraverso sia i telefoni. Abbiamo fatto anche un sito, quindi ecco, cercare di essere presenti anche nei luoghi digitali.